Allora, non so dove mi trovo. La strada si chiama Valentin Suaz, ma poco importa perché è comunque all'intreccio delle strade principali del centro. Qui è leggermente più fresco rispetto al sotto, però si sta sempre a maniche corte. Qualcuno però ha maniche lunghe, ciuffette. Adesso è il cuore della giornata, a mezzogiorno è un quarto e 20, quindi si sta bene. Probabilmente tra un po', verso le 4 o le 5, quassù è un po' più freddo. Il mare dovrebbe essere a destra, se non sbaglio. Comunque qua c'è un intreccio di... Ah, c'è anche sto coso. È un coso che cammina sulle rotaie. Sì, riusciremo a passare. E qua c'è un incrocio pieno di negozi e persone. E quindi adesso esploreremo insieme, facendo attenzione anche a ristoranti e cose così. È tutto molto appiccicato. Qui non c'è niente, a destra. Qua neanche. Io sono venuto da là, che c'è il giardino, con dietro la... Ah sì, ok, quindi il mare è a destra. Andiamo al mare. Qua ci dovrebbe essere il mare. Potrebbe essere uno dei corsi principali. Bata. Mira, cose che non arrivano. Tutti gli altri sono sconosciuti. Douglas, Casa Riccardo. Vabbè, questa è una gelateria. Ah, questo è United Colors of Benetton. Ottica. Ti metterò su YouTube. Diventerai famoso grazie ai miei 6 iscritti. Qui c'è la polizia, era una bella poliziotta. Ah, ma qui ci sono passato prima. Ho fatto il giro dell'otto. Ah no, no.
Vabbè, sono ritornato alla Piazza di Spagna. Però dalla strada principale. Ok. Adesso piano piano uno si orizzonte. Plaza Hotel. Probabilmente questa qui davanti è sempre Plaza de España. C'è l'acqua. Ah sì, era la strada immediatamente dietro la fontana. Che ciambotto, ho preso la strada sbagliata. Questo è il corso, è la strada principale quindi. Facciamo un po' di analisi aeree. Per mettere alla prova la GoPro e il gimbal. Ecco qua, delle bellissime vedute della piazzetta principale che comunica con Plaza de España a Santa Cruz de Tenerife. Tutto in costruzione, di qua, di là, giardini, giardinetti. Là ci siamo già stati, quindi ritorniamo indietro per un'altra via, questa qua. E tra un po' si va a pranzo. GoPro, arresta video. Questa è la parallela. In pratica, dalla piazza all'inizio avevo potevo scegliere da decine di stradine interessanti, ho beccato la più sfigata. Un altro ristorantino, ma è ancora presto. Esploriamo ancora una mezz'oretta. Questa è brutta. Quella a destra è quella che ho fatto prima. È tutto un po' chiuso, no, così, così. Forse questa è bella di sera. Ci sono delle lucette in alto. Oh, il subway è il terzo che vedo. Terzo subway. L'altra sera ho fatto cena a un KFC, Kentucky Fried Chicken, ma le hot wings non erano eccezionali purtroppo. Niente a che vedere con quelle, le migliori che ho provato alla Oxford Street. Sulla Oxford Street, Kentucky, a angolo Melbourne Arc a Londra. Anche a Madrid avevo mangiato delle ottime hot wings. Poi quasi tutti gli altri Kentucky si sono sbragati. In California le hot wings le fanno con la salsa. E quelle lì di ieri sera, sì, cioè si sentiva un po' di pepe, ma la pastella non era quella. Non penso che non era quella originale, quella buona.
E poi i McDonald's, anche quelli ce ne stanno parecchi. Ecco, qui in pratica ripecco la strada di prima. Mi sto confondendo. Ah sì, sì, questa è quella che ho fatto andando giù. E poi è il corso sì che ho fatto qui. E da là. Ok, questa è quella che in pratica passa parallela al mare qui. Cioè il mare è a destra. E adesso vado qua, ci dovrebbe essere un grosso giardino nella parte est con un'altra via segnalata che riporta giù a, sempre al mare, più avanti.